Il settore delle costruzioni sta attraversando un momento di importante riconfigurazione. Ormai le nuove costruzioni valgono la metà di quanto valevano nel 2007, il grosso del mercato è rappresentato dal rinnovo edilizio. Manutenzioni ordinarie e straordinarie. Su Roma, su 10 miliardi e mezzo del valore della produzione, ben 8,1 sono rappresentati dal rinnovo. Il mercato quindi non sarà più quello di prima quando si uscirà dalla crisi, non più consumo di territorio e nuove abitazioni, ma riqualificazione dell'esistente, soprattutto in chiave energetica. Questo processo riguarderà sia le costruzioni private che il settore del pubblico. Pensiamo quanto la pubblica amministrazione può ottenere in termini di risparmio dei costi da un efficientamento energetico di un patrimonio edilizio che nel 50% dei casi ha più di 40 anni. Abbiamo fatto fare uno studio al CRESME, un investimento di 180 milioni di euro per efficientare il patrimonio edilizio dell'ATER genera un risparmio in bolletta di 19 milioni di euro. Quindi consente il ritorno dell'investimento in 10 anni, ma soprattutto 2.700 posti di occupazione, posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta. Quindi a nostro avviso le risorse vanno canalizzate su alcune linee, alcune direttrici di sviluppo e individuiamo nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente uno dei principali driver dello sviluppo.